Benvenuti, 47esima edizione della Scena d'Oro. Siamo qui con Marianna Fontana, protagonista del film di Marco D'Amore, Napoli Magica. Tu nel film interpreti Partenope, che diciamo nel film è la parte dell'amore di Napoli. Il tuo rapporto con l'amore? Poi ti spiego perché ti faccio questa domanda. Il mio rapporto con l'amore, oddio, l'amore si può in diverse forme, si può manifestare e quindi cioè, è un rapporto bellissimo, cioè, io amo tutto ciò che è bello, tutto ciò che è arte, amo le persone, amo gli animali, quindi insomma il rapporto con l'amore è molto complicato, penso che non lo capirò mai, ma forse va bene così perché è istintivo, quindi tutte le cose istintive non si capiscono ed è bello così forse. Facevo questa domanda perché nel Sì. film si racconta di Partenope che a un certo punto decide di morire dopo il rifiuto di Ulisse e quindi vuole vivere con dignità quel rifiuto e Sì. decide di non vivere più. Perciò ti chiedevo l'importanza dell'amore e soprattutto com'è stato interpretare quella parte, perché poi non è un concetto semplice No, non la è. dignità dopo il rifiuto dell'amore o nell'amore in generale. No, non è assolutamente, non è stato Cioè non assolutamente era una semplice. cosa semplice quel No. personaggio. No, no, ma perché appunto poi Marco, quando mi ha parlato di questo personaggio, insomma, per me è stata una grande responsabilità, perché comunque La tua Partenope è prima il simbolo. reazione? È stata comunque di, oddio, lo faccio, sono in E grado, quindi hai avuto anche perché, il dubbio? beh, sì, perché Guarda, meno comunque male che l'hai fatto. è una grande. Però è una grande responsabilità, quindi insomma ero molto preoccupata e devo dire che è stato però molto bello lavorare con Marco e insomma è stata una bellissima esperienza che mi ha regalato tanto e sono veramente felice di essere parte di questo progetto perché poi è la protagonista di questo docufilm è Napoli, quindi è veramente lei la protagonista. Quindi, Infatti questa è la domanda che poi volevo farti. Di solito quando uno interpreta un personaggio sì. ha dei paletti. Tu hai dovuto interpretare una città. E che città? Napoli. Com'è stato? Dare Oddio, Madonna. voce, dare faccia ad un'intera città e non qualunque. Napoli che comunque è. Ma secondo me in realtà cioè, non è che io ho dato voce, in realtà è quello, cioè Partenope è un simbolo, in quel momento in realtà magari io potevo essere semplicemente una ragazza normale che in quel momento si è confrontata con una persona che si trovava di fronte, quindi per questo poi è molto popolare, quindi non sono io che cioè, ho dato, è Partenope, è un po' la voce del popolo, quindi insomma per me è stata una grande responsabilità, però sono molto felice. Come ti sei vista sullo schermo? Sei contenta del risultato? Sì, no, ma insomma sono molto contenta, ti ripeto, anche perché lavorare con Marco è un'esperienza molto bella, perché poi lui è un attore e quindi capisce benissimo, insomma ti sa Qua ce lo di. puoi dire in via confidenziale, com'è sul set? Eh beh, è molto Cioè, bello, rigido è. no? No, non è rigido, anzi è molto aperto al dialogo, al confronto e quindi questa è una cosa molto rara e anche preziosa, quindi Sei stata bene. sì, molto. Benissimo, grazie. Grazie Grazie, Mariana Fontana, grazie per la grazie, disponibilità. grazie.